Sai, mi hanno revocato l'editto di Nantes. Ma non è passato nessuno, nemmeno i burocrati, nemmeno le lucertole. Very strange. Trovi scandalosa la loro morte, ma non mi difendi. Trovi il tutto troppo basso, ma non mi difendi. Trovi l'introvabile, ma non mi difendi. Devi capire, è una scrittura sotterfugio sortilegio e l'adopero come mi pare. Sta a te gestirla, recuperarla. Dopotutto il sesso spinto era una forma d'arte, come la vita nella sua normalità, questo spazio che adesso abitiamo. Solo pochi anni fa nelle astruse cantine nessuno correva gli arazzi. Gli arazzi restavano dove erano il mondo. Il mondo era pieno di ruggine. Lo Sponiconi Fate era paroletta a lungo termine non capita. Invece adesso è fra le password più gettonate. Ricorre nei discorsi dei ragazzi. So di cosa parli. Sono tremende menti soffuse che s'offuscano come chi si creda di essere santo e lo dice e lo impone agli altri che detestano la pioggia e la fuggono. Quando si abbracciano, sembrano infatti fatti. O molestatori in agguato, i frequentatori di postrivoli, demodé, ma tutto sommato ergonomici. Ottengono effetti opposti solo fingendo e fingono sempre, sempre, anche in Giappone, anche nell'aldilà. Vanno per tentativi, fanno gli indifferenti. Come cercando moniti su monitor, ma sbagliano, sempre, anche adesso. Per esempio, che senso può avere revocarti l'editto di Nantes? Nessuno, eppure l'hanno fatto. Perché ne hanno il potere e lo esibiscono, davanti a tutti, davanti agli ombrelloni, alle cassapanche. Se lo avessero veramente, come tu dici, non sarebbero a questi livelli. Farebbero i ciclisti, gli usurai. Farebbero i consolatori di ubbie, i diradatori di nebbie. Affollerebbero i forni che vedi nei sogni. Trasformerebbero vasche idromassaggio in zone off limits per un pubblico di soli adulteri, confinati nelle perdizioni dei locali esposti ai sospiri. Tutti a sentinella di una solitudine pagata a caro prezzo. Resi immobili da questi flash superficiali che creano subbugli negli anfratti dei cavilli. Gli stessi. Che ottenuto il vero mantra, poi lo riscrivono, basandosi sulla credenza falsamente erronea che l'inverno del 515 sia migliore di un altro. È lo stesso, salvo renderlo irriconoscibile perché leggermente più fucsia. Sono loro il finimondo che senti, loro i predicatori armati di fisime, gli ottenebratori. Loro, i divoratori di Questo che mi dici, già lo sapevo, in un modo del tutto personale e aritmico, simile a quello dei bar, già lo sospettavo, da secoli.
Nelle situazioni comode ottengono più benefici. Con sottile ironia è come guardarli dormire da svegli, dentro gli appartamenti che occupano in modo del tutto inconsapevole. Bellissimi, lussuosi, artefatti, ma inconsapevoli appartamenti del nostro folle. Della foggia dei veri sciacalli sciacallini, progrediscono regredendo, come ogni sosia, tutti sospesi nel vuoto che lega i persecutori al loro dominio positivistico, assurdi attori variabili, fuorvianti nel loro essere o non essere chi vorrebbero. Un doping al muraggio, una scansione odorosa di terreno, scardinato sul nascere dai soccombuti logici. Sai che ti dico? Sembrano monchi. Assomigliano a margravi la cui missione è solo demolire il rispetto che essi stessi hanno costruito in preda a chissà quali tormenti, a chissà quali furie. In notti come questa, piena di animali e di sogni, tutti perduti, e tutti ancora perfettamente cominciabili, se solo lo si volesse. Transfughi robotici e surrealistici della Chiesa della Sicurezza. Si chiama Chiesa dell'Ipotenusa, tutt'al più Chiesa della Soluzione. Affollata da editti l'uno più persecutorio dell'altro, l'uno più staticamente statico. La sacrestia nell'indice, il vettore primo. Da lì si dipartono le afflizioni che comandano ai tagli. La cresima invece nel suggello, il dogma senza il quale sarà impossibile essere buoni, è cosa risaputa. Ma tra tutti, anche cercandolo, anche volendolo inventare, non vi troverai l'editto di Nantes, sparito tra le idee banali delle persone che fuoriescono negli spazi. Una di queste era una che elargiva lezioni di tanga a beneficio dei fedeli retro che osservavano incantati la di lei fessura anale, ma erano schizzi fangosi che la immortalavano stampata nel pozzanghere di cui si faceva vanto, misteriosa, onnisciente, semilapidata, finita l'altro ieri nei pensieri finto veri dei cimiteri. Nevralgia sessuofobico dance, egemonia psichica dei dolmen, i primi sulle pieghe, tutti gli altri a seguire. Come rebus resi innocui da soluzioni scandagliari, le campagne antidroga roventi del doge, e così annullarle e nasconderle nella neve inesistente. Il selciato infatti è asciutto e la gente corre sullo stesso. Il diktat, che solo la persistenza retinica nel suo complesso rendeva onnipresente al viso osservante, ora era lì, davanti a me, per quanto invisibile fosse, nel fitto della fredda navata, come spirito sparito, uno di quei fumi che escono, in un crescendo onirico mimetizzato dai fili e dall'estatico magma. Arcuata nei capoversi dei poeti, teatrale ma docile al tatto, al fondo brunito di ogni immagine ci aspettava essa, colei, la ludica boutique di periferia, ovvero la chiesa presa per intero nel suo mix instabile, nelle sue coltri, fino alle alte frequenze dei muri immaginati, dei capitelli decapitati. Colma di lucine rosse intermittenza, di labili lembi da imballo che disegnano a modo loro gli angiporti decolorati astratti, che segnano i confini del mnemonico e dell'organico e tracciano la via all'impensato, assimilando il visibile a un dividendo polisillabico.
It isn't broken, it can be broken. Life's just a show for free. Come along and watch with me. The only sins are words unspoken. Words unspoken, never spoken. Sweet things come and go. Give me shame, I'll give you woe. To live for love isn't so easy. It isn't easy. It won't be easy. How all good men try. Look around and wonder why. Can they shape this world to please me? Can they please me? Questi giorni strani d'inverno, sarà forse questo amore, luce bianca alla parete, questa forma di terra. Giorni bianchi, febbraio, tempi morti, quelli che vivi. Parlo di una cosa come 5 anni fa. Era notte fonda, un freddo. Sentimmo uno sparo, uno solo, terribile. Il motorino invece rimase fermo. Quando ti stendi lo senti, è simile. È come un accompagnamento, un sibilo che penetra, che conferma la tua convinzione. Si recita sempre una parte, mai il tutto. Ciò dipende unicamente dal laboratorio o dall'alta finanza, i rimbalzi dei motori nei deserti. Ora, per esempio, si combatte in dimensione subatomica, quasi elettronicamente, senza enormi rumori, se non la grandine, con passettini impercettibili di gomma piuma che solo le rondini percepiscono. Osservando dall'alto una fine solo annunciata, ma già posticipata dai libri, che ne parlano fra di loro freneticamente, in una lingua per lo più incomprensibile, fatta unicamente di frasi fatte, perché scritte da chiunque altro non sia tu. È come se fossimo tutti francesi, o tutti archibugiari di un destino baro, che solo i morti è dato conoscere, dall'interno dei loro cavo bronzei,
dei loro contrafforti fatti di merigi ondosi e stereotipati, stipati manichini, che il delirio ha reso solo più savi. Salvaguardarli è utile. Ti ricorda gli amplessi, il farsi delle farse, come il tedio, la linea di noia su cui agganeggi, da dilettante che sei, da musicologa. Un testo sacro, i cui paesaggi derisori alluvionati riecheggiano dentro le penombre, in quegli impercettibili lapsus di infiltrazioni domestiche, che si attivano procedendo a piedi sui neon, anche solo sbarcando scalzi sulle Dolomiti. Un discorso schempo su casse Sistine, sciatusciano raccolti. Il muro poi acquisce le dissociatezze, e le fiumane autunnali sono frettolosi passanti, i video con le noci, che vibrano, che chiudono la visuale spegnendola. Vincono sui desideri, delle borgate, delle frastornate che spangono attorno ai veleni delle sere, che arrivano dove devono arrivare, nei parcheggi, negli asfalti, nei cespugli dei paraggi. Mentre gli inganni ritornano là dove sono cominciati, non ti dimenticare, non ti scordare di questo, e non prediligono ottonari, ma rabbia o camion, feste per dissoluti dei, in un rendiconto notturno e precipitoso che si infiltra inevaso fra le barriere indelebili dei cappotti. Tergiversando, in questo gioco assurdo di trichetrache, in questo gioco all'impazzata, fino al decisivo declivio tra due pietre filosofali che nemmeno più riconosci come tali, se inframmezzate sono dall'oblò del tempo e dei marasmi remoti cui ti abbandonasti, finalmente esausto. Solo allora, nella pressurizzazione atmosferica, messa in moto, credo, da Molière in persona, in un terzo atto di squisita bontà e alterazione, solo allora, dicevo, è dato loro conoscere l'enorme, sconfinata, sempre sadica, sempre perversa, ma in fondo mai esistita veramente, chiesa della sicurezza. D'altronde, per arrivare a nulla, si ha bisogno del troppo. Thank you.